Buongiorno, siamo della redazione del Salone del Bookblog del Salone del Libro. Siamo in compagnia di Pino Pace e Margherita Oggero. La prima domanda è per Margherita Oggero. L'anno scorso lei ha pubblicato un libro, l'ha presentato qui al Salone del Libro ed è proprio ambientato al Salone del Libro. Parla di dei ragazzi che si sono persi di proposito tra tutti questi libri. E la mia domanda è, a lei piacerebbe perdersi tra tutti questi libri o ne ha già avuto l'occasione? Ma io mi perdo abitualmente, nel senso che non ho alcun senso di orientamento, per cui vago tra le corsie e poi magari mi ritrovo sempre allo stesso punto. Comunque perdersi tra i libri è molto meglio che, non lo so, perdersi per me in una foresta o che ne so io, in una città sconosciuta. Perdersi in mezzo ai libri secondo me non è tanto un perdersi, è magari un ritrovarsi tra cose che uno ama. Grazie. Per il signor Pace, lei ultimamente ha scritto haiku. La figura di uno scrittore di haiku all'interno del Salone del Libro, nel complesso, come si vede? Svalutata secondo lei o non gli viene dato abbastanza valore comunque? No, vabbè, no, io non posso dire che mi sia dato poco valore. No, vabbè, è chiaro che gli haiku sono una forma di poesia così che è ancora poco diffusa in Italia, però inizia a essere molto diffusa in Occidente, è una poesia che arriva dal Giappone, però proprio, secondo me proprio per la sua facilità di realizzazione così si sta diffondendo moltissimo anche da noi. E io infatti l'ho fatta una versione anche per i bambini. È chiaro che poi scrivere dei begli haiku è un altro discorso, però... Io dicevo prima la questione della pratica, no? Anche lì si può provare, che ne so, a cucinare, a fare delle cose e magari si comincia con una frittata e si iniziano a fare delle cose più complicate. Secondo me l'haiku è una buona maniera per cominciare a fare delle cose e poi scrivere belle poesie. Scrivere belli haiku ci va tanto tempo, tanta pratica, tanta scrittura. Questo sì, no, quindi non mi sento svalutato. Ho un editore che mi cura, come testimonia anche questo incontro, per cui mi va bene così. Grazie. Perfetto. Per la signora Oggero, terza domanda. Durante la conferenza si è detto che lei ha lavorato con e per i bambini, soprattutto. Com'è stato per lei sentirsi, cioè confrontarsi con gente più giovane? Beh, è una domanda a cui non so rispondere molto bene. Cioè, io mi sono divertita molto a scrivere, mi diverto anche molto a partecipare a incontri con i bambini, soprattutto con i bambini delle scuole elementari, che adesso si chiamano primarie, credo, ma insomma usiamo il vecchio termine, perché sono quelli con cui mi trovo meglio a parlare di testi per bambini, naturalmente. La scrittura per bambini è una scrittura molto diversa ovviamente da quella che è destinata ad un pubblico adulto, perché bisogna essere rigorosi nel linguaggio ma insieme relativamente semplici, e poi perché i meccanismi secondo me devono essere più immediati, meccanismi della struttura del romanzo, perché ai bambini ovviamente non si può proporre una complessità eccessiva. Grazie mille. Una domanda per Pino. Lei ha mai avuto dei problemi con un editor che ha voluto stravolgere il suo libro e non ha accettato? No, guarda, io questi problemi li ho avuti quando lavoravo per i giornali, perché ho avuto certe volte dei giovani editor, più giovani di me e secondo me molto meno esperti. Io facevo degli articoli dignitosi, diciamo, e poi invece questi me li tagliavano, me li segavano, ci aggiungevano dei pezzi, hanno fatto delle porcherie terribili. Io mi sono molto arrabbiato quelle volte lì, perché di solito curo abbastanza le cose che faccio, per cui cerco già di dare delle cose dignitose. E quando poi ti vedi delle frasi che tu non hai mai detto, mai scritto, allora ti dà fastidio. Quindi è successo qualche volta, raramente però. Grazie mille. Adesso ho una domanda per entrambi. Durante la conferenza voi avete criticato abbastanza il genere fantasy dicendo che non vi piace. Volevo chiedere cosa pensate degli scrittori che appunto scrivono questo genere fantasy soltanto perché va di moda e fa tendenza. Intanto il fatto che io personalmente non amo il fantasy non significa che il fantasy non sia valido, cioè voglio dire, ciascuno di noi ha dei gusti che corrispondono a certi suoi interessi particolari.
Poi non è solo che chi scrive fantasy, perché adesso va di moda, solo per quel motivo lì rientri in una categoria particolare. Anche adesso ci sono degli altri scrittori che rincorrono dei generi soltanto perché vanno di moda. E allora va bene, se tu scrivi soltanto perché va di moda, non so quanto tu possa essere chiamato scrittore, insomma. Sì, no, anch'io non ho niente, non è un preconcetto contro il fantasy, sono convinto che ci siano moltissimi romanzi validissimi di fantasy. E, sì, è quello che diceva Margherita, è il fatto che ormai, adesso tra l'altro sta anche passando di moda probabilmente, però che fosse una moda e ci sia stato veramente un proliferare di scrittori, di case editrici esclusivamente rivolte al fantasy. Poi secondo me, se posso dire, il fantasy ha una cosa che la fantascienza non ha, la fantascienza può dire delle storie incredibili ma ha bisogno di una spiegazione, invece il fantasy si può fare quello che si vuole. E secondo me anche lì è sempre un po' di stare in equilibrio fra la regola e la libertà di scrivere. E la scrittura, secondo me, richiede molte regole. E all'interno di queste regole bisogna trovare le maniere di essere liberi, e che è una cosa un pochino diversa. Ecco. L'ultima domanda proprio in chiusura, per tutte e due sempre, avete mai pensato di scrivere l'uno un libro sul genere dell'altra? Ossia, forse la signora Ogera scrivere volendo anche haiku o lei dei gialli. No, io ho inserito degli haiku di Pino nel mio libro Perduti tra le pagine, però ovviamente citando la paternità, chiedendo il permesso, eccetera, proprio perché il suo libro mi aveva divertito molto, mi era piaciuto e quindi volevo in qualche modo inserire qualcosa di suo nel mio, ma così citando la paternità. Sì, allora io scrivo soprattutto per ragazzi, ma ogni tanto faccio delle incursioni nel mondo per adulti. A me piace molto scrivere per ragazzi perché c'è moltissima libertà. Posso scrivere a 50 anni una storia di pirati, una storia di animali parlanti, nessuno mi dice niente, nessuno mi ride dietro. Però ogni tanto faccio delle incursioni, non tanto nella narrativa quanto faccio documentari, queste cose qua. Scrivo per i giornali per adulti, per cui sì, lo faccio ogni tanto. Va bene, grazie. Grazie a voi soprattutto, ringraziamo appunto Margherita Ogera e Pino Pace. Dal Salone del Libro è tutto, a voi studio. Sì.